Vuole, era inquietante, di brutto, era sadico, era silenzioso, era dominante. Tanto sapeva disegnare ma non lo faceva, sapeva dipingere ma non lo faceva, faceva fare dagli altri. Fa il silk screen col fondo viola, poi io firmo. Non mi fregava niente. Ma la sua genialità non è nella pittura, è nella comunicazione. Perché lui è riuscito, non lo so, a capire gli americani meglio degli americani, a creare di sé un mito che va molto al di là della sua vita, della sua morte. Per esempio, se tu oggi, non so, esponi un quadro di Warhol, un disegno, la gente viene a frotte, come se fosse ancora vivo. E mentre se fai una mostra di Utrillo è morto. Ma lui è vivo ed è abbastanza incredibile come lui abbia inconsciamente, credo, perché non sono cose che tu teorizzi o impari alla Bocconi, comunicazione, no. Abbia saputo creare di sé un qualcosa di assolutamente unico, raro, proprio per il fatto di riuscire a trascinare la gente al di là della sua vita e non come una memoria del passato, ma come una presenza, senza dipingere. Geniale. Io ricorderò sempre la mostra da Leo Castelli della carta da muro, della faccia di una mucca su tutte le pareti della galleria di Warhol, della mostra di Warhol, e questi dementi, miliardari dell'alta borghesia newyorkese che venivano a vedere la mostra e dicevano: "Ah, che meraviglia! Guarda, che cosa straordinaria, una faccia di mucca così." E andavano in ballo di giuggioli, sì, la gamba, il soup, eccetera. E proprio prendere per il culo alla grande e vincere su tutti i piani, finché ancora oggi lui è vivo.